È passato giusto un anno da quel giorno in cui con grande fiducia i cittadini di Lustra mi eleggevano sindaco della nostra comunità, a scriverlo il primo cittadino di Lustra Cilento, Luigi Guerra. Un anno non facile, vista l'emergenza sanitaria, la quale, pur abbattendosi fortemente sulla nostra comunità, non ha rallentato la macchina amministrativa. Insieme ai consiglieri e agli assessori abbiamo messo in moto un processo di cambiamento del nostro comune, 12 mesi di nuove idee, concretezza e di fatti con i tanti progetti finanziati e i tanti lavori iniziati e completati. Tanti fondi stanziati per il piccolo borgo cilentano in prospettiva di un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Importante finanziamento di 70.000 euro è stato destinato per Rocca Cilento e comprenderà arredo urbano, asfalto, strada Rocca Torchiara, come sottolinea il primo cittadino Luigi Guerra nell'intervista. Per noi Rocca sarà un vettore di attrazione turistica non indifferente, grazie anche alla famiglia Sguiglia che, come ben sanno tutti, ha acquistato il castello di Rocca e ne sta creando una struttura veramente che sarà a livello non solo regionale, ma anche a livello italiano un vettore di turismo molto molto attraente. Noi perciò abbiamo investito tanto su Rocca, abbiamo investito per adesso circa 70.000 euro, di cui saranno divisi 30.000 euro per l'arredo urbano, ci sarà un arredo, ci sarà un restyling delle piazzette, un arredo molto molto bello che poi inviteremo tutti a vederlo e a venirlo, a venire pure a visitare Rocca per vedere questo bellissimo arredamento urbano che abbiamo scelto. Non solo, saranno ricostruiti dei tratti di ringhiere che erano fatiscenti da vari anni. Però Arturo, io non mi fermerei qui perché su Rocca stiamo partendo con che poi non solo non prenderà solo la frazione di Rocca, ma anche tutto quanto l'intero territorio comunale. Un nuovo impianto di illuminazione a LED. Abbiamo studiato un progetto al Financial con una società che ce l'ha posto. Tra pochi giorni, diciamo a brevissimo, partirà la gara per quanto riguarda il rifacimento di tutto quanto l'impianto di illuminazione a LED sul territorio comunale. Non solo, abbiamo fatto dei lavori nella frazione Ponti Rossi, è partito il primo lotto dei marciapiedi e tra qualche mese partiremo con il secondo lotto, ma non solo questo, ci sono delle zone in cui ancora non c'è la fognatura, sempre nella frazione Ponti Rossi, perciò realizzeremo anche una nuova rete fognaria, abbiamo presentato nuovi progetti, siamo stati finanziati da parte del Ministero dell'Interno per circa 180.000 euro per nuove progettazioni come la strada Valle Lustra, lo stesso il vallone sempre a Ponti Rossi. Abbiamo stanziato nell'ultima giunta fatta giusto una settimana fa 15.000 euro per la strada edificio scolastico Via della Collina, dove andremo a risolvere un problema che da oltre 40 anni insiste sul comune di Lustra, dove quello che c'è l'accesso a una scuola dove non c'è un'altra strada per uscire, perciò il giorno dobbiamo impiegare uomini e mezzi a far sì che possa essere garantito il transito del pulmino o delle mamme che accompagnano i bambini alle scuole. Perciò lì creeremo una nuova strada che andremo a risolvere questo problema che affligge la nostra comunità da oltre 40 anni. Abbiamo creato una linea programmatica, abbiamo già un programma di tutte le opere future che noi ci impegneremo sempre a rispettare dei canoni di bilancio, perché oggi diciamocelo, fare l'amministratore è anche essere bravi a saper recepire quei finanziamenti che servono alle opere essenziali per il nostro comune, per il nostro territorio.